Eccellenze, colleghi consiglieri, intervengo per comunicare che ho firmato stamane le note indirizzate ai presidenti della Commissione Esteri del Senato, senatore Vito Rosario Petrocelli, e alla presidentessa della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, onorevole Marta Grandi, della vicina e amica Repubblica Italiana. Le note analoghe per testo sono l'esecuzione di un ordine del giorno votato all'unanimità nella Commissione Consigliare 2, che ho l'onore di presiedere pro tempore, ed hanno il seguente testo, che leggo a beneficio di tutti i membri di questa assise. Illustrissimo signor Presidente, nella mia veste di Presidente della Commissione Parlamentare Affari Esteri del Consiglio Grande Generale della Repubblica di San Marino, e facendo seguito a quanto deliberato nella seduta dell'11 maggio ultimo scorso dalla stessa Commissione, desidero formulare a lei e a una delegazione della Commissione parlamentare Affari Esteri del Senato, ovvero della Repubblica, della Camera della Repubblica Italiana, la proposta di organizzare un incontro congiunto fra le nostre commissioni al fine di approfondire gli argomenti di comune interesse. Ritengo che possa essere utile, un'utile occasione per proseguire ed intensificare le relazioni fra i nostri due Paesi, anche in considerazione dello storico rapporto di vicinanza, collaborazione e condivisione. La data dell'incontro, che auspico potrà avvenire in breve tempo, sarà concordata secondo le indicazioni che lei potrà comunicarmi, compatibilmente con gli impegni istituzionali dei nostri Paesi e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste in questo particolare momento. Nel ringraziarla anticipatamente per l'attenzione che sono certo accorderà alla presenza e in attesa di un suo cortese riscontro, le rinnovo i segni della più alta stima. Credo che l'orientamento politico emerso dalla Commissione di cercare ogni occasione di confronto su tematiche politiche di comunanza sia di elevato valore, perché le relazioni sono anche questo, con confronto su ogni livello e fra istituzioni omologhe, oltre che sul piano diplomatico e governativo. È proprio il livello parlamentare che diviene protagonista in ciò, sia nel suo ruolo di controllo dell'operato dell'esecutivo, sia nel ruolo di promozione di atti legislativi propri. Una funzione, quella legislativa, che in un momento come quello che viviamo in questi tempi duri per la crisi economica e per l'emergenza sanitaria, ci pone sulle spalle una responsabilità ancora maggiore, che auspico sia da tutti sentita e non ricondotta solo al gioco maggioranza-opposizione. In particolare la Commissione Consigliare ha voluto sottolineare, ribadisco all'unanimità, l'importanza di un rapporto stretto fra gli organismi parlamentari di politica estera, in particolare in ragione dello sviluppo del percorso di associazione all'Unione Europea, per il quale entro poche settimane il segretario Beccari si ritroverà al tavolo di confronto con le rinnovate istituzioni di Bruxelles. Proprio la Repubblica Italiana è quella con cui ci rapportiamo per molte tematiche, vuoi per posizione geografica, vuoi per comunanza culturale e linguistica, vuoi per naturale obbligo logistico, essendo l'Italia, come mi ricorda scherzosamente una cara amica funzionaria a Bruxelles, il nostro envelope country. Proprio per questo obbligo logistico e per limitatezza territoriale ci siamo sempre rapportati con lo Stato italiano ed in particolare con le regioni limitrofe per la gestione dei rifiuti, che, possiamo ben dirlo, nel corso degli anni non è stata ottimale. Personalmente credo che l'educazione alla cittadinanza democratica e consapevole sia anche pervasa da una profonda consapevolezza che le risorse non sono infinite e che ognuno di noi ha una responsabilità morale, quella di lasciare per le generazioni future un luogo bello in cui vivere. Ma da politici, ovvero da gestori della cosa pubblica, abbiamo l'obbligo istituzionale di gestire i problemi contemperando le ragioni di sussistenza del bilancio e di sensibilità ambientale. È ovvio che negli ultimi anni non abbiamo ben gestito la questione, con aumenti notevoli dei costi
che ben emergono dal bilancio dell'ente a cui tale gestione è demandata, non sostenibili e non giustificati, soprattutto perché si è scelto di frenare da 4-5 anni la diffusione del porta a porta in tutti i castelli. Una riflessione su questo va fatta per non diffondere ad altri castelli le distorsioni gestionali che siamo trascinati fino a qui, ma al contempo senza gettare via quanto fatto fino a qui, soprattutto nel senso civico manifestato dai cittadini già coinvolti nella differenziazione spinta. Auspico quindi una profonda e attenta riflessione che valuti anche se vi sia stata una errata scelta su alcune tecnologie utilizzate, e il collega Giovagnoli stamane faceva riferimento al costo degli impianti a biocelle nel recupero di particolari frazioni come l'umido, sui motivi del grave ritardo degli ultimi anni nel sottoscrivere accordi con i consorzi del riuso che limitano la possibilità di una seconda vita per le frazioni differenziate. È responsabilità di tutti far sì che la questione rifiuti, peraltro tragica in alcuni momenti passati, quando dovremmo tenere in territorio cumuli di rifiuti puzzolenti perché non avevamo accordi validi e al passo con la mutata legislazione con la Repubblica Italiana, per ragionare su quale sia la migliore strategia per il futuro e quali siano le migliori tecnologie, soprattutto per, lo sottolineo con forza, limitare la frazione residua non più utilizzabile e destinata a smaltimento definitivo. Una riflessione mi sia consentita sul ruolo di chi, presente in quest'Aula, abbia come me competenze tecniche in materia. Evitiamo battaglie o lusinghe ai microfoni, utili semplicemente al nostro ego per farci sentire forse migliori. Ma favoriamo magari anche fuori da questa aula il dialogo per trovare le migliori proposte per il Paese su tematiche di sopravvivenza territoriale, anche in ragione degli accordi esistenti con la Repubblica Italiana e le regioni limitrofe, che immagino si vorranno ricordare anche dei rifiuti prodotti dalle aziende sammarinesi dove molti loro residenti lavorano. Degli accordi anche necessari per migliorare la situazione, siano essi a livello nazionale, consortile o locale. Siamo qui pro tempore, per il bene collettivo, non per la nostra affermazione personale. Le responsabilità di cui i cittadini ci hanno investiti non è l'invito al litigio costante, ma quella di cessare gli sprechi, garantire un futuro alle persone che vivono questo piccolo Stato. Riflettiamoci su e magari potremmo forse produrre qualcosa di buono in tempi celeri, per poi magari tornare con le proprie idee di ognuno di noi a confrontarci sui temi etici. Grazie.